visto che prima si introduceva anche un altro elemento importantissimo, cioè l'interazione con la burocrazia. Io posso dire questo, che 20 anni fa sono stata Presidente della Camera in condizioni particolarissime, perché venivo da un partito che all'epoca era più che nuovo, giovane, avevo 31 anni, mi dovevo misurare con una burocrazia che nel suo piccolo mondo era una burocrazia molto strapazzata. C'erano addirittura due segretari generali alla Camera, tanto per far contente la destra e la sinistra. La situazione era tutt'altro che serena. In più si sappia che i palazzi costituzionali non rispondono alla Corte dei Conti, quindi succedeva di tutto. Io decisi di fare un po' di pulizia e di introdurre, tanto per dire, gli appalti, che non erano affatto obbligatori. Abbiamo generalizzato la pratica degli appalti. Una burocrazia che non conoscevo e che non mi conosceva, abbiamo su 2 anni di presidenza risparmiato il 10% del bilancio il primo anno e il 10% del bilancio il secondo quindi anno. Quindi si può fare. Questo per dire che si può fare, naturalmente ne paghi il prezzo, perché poi venuta fuori dalla politica e venuta fuori come c'ero entrata, cioè senza portarmi via un pezzetto di presidenza così, un regalino, niente, zero, pulita, ovviamente la paghi. Hai avuto il potere e ti si creano una serie di problematiche evidenti. Però si può fare, lo dico per tutte le persone, ancora quelle di cui si parlava prima, perché si può, perché vale la pena di crederci che poi dopo le cose possono migliorare. Allora,